Pokémon Lost Silver. Vedete, sono un semplice studente del college che vive da solo in un appartamento. Ero molto entusiasta per il rilascio minore di Heartgold e SoulSilver. Mi sono praticamente isolato dal resto del mondo di proposito. Salvo utilizzare internet per la scuola. Ciò significa niente 4chan, niente V, niente Bulbapedia, eccetera. Nel momento che ero impegnato con lo studio ed ero un povero squattinato all'epoca, non fui capace di comprare SoulSilver alla data del rilascio. Alla fine dell'anno scolastico l'ho andato su Amazon. Mi spiace, non gioco alle maledette ROM illegali. Comunque ci ha messo una settimana ad arrivare. Quindi ho deciso di giocare la versione fissata sul Game Boy Color nell'attesa. Comunque ricordai che un bel po' di tempo fa mia madre ha detto via perché aveva detto che i salvataggi erano andati a puttane, era abbastanza irritato. Aveva gettato via anche la cassetta della versione argento. Quindi mi rimaneva solo il Game Boy Color. Allora non ho potuto fare altro che andare a GameStop per comprare una versione usata, dato che era anche l'unica che avevano per il Game Boy Color. $10, prezzo ragionevole, nonostante fosse un GameStop. Sono tornato a casa e ho continuato questo viaggio nostalgico. In ogni caso è qui che le cose iniziano a farsi strane, ed è qui che inizia la ragione per cui dovessi leggere questa storia. Il nome della Game Freak è apparso come di consueto, ma si è stoppato lì. Pensavo che la cartuccia fosse difettosa o qualcosa del genere. Quindi l'ho spento e riacceso. È successa esattamente la stessa cosa. Ho provato a premere i pulsanti A, Start e tutti gli altri. Alla fine il logo è scomparso e il suo posto la schermata è rimasta nera per circa 5 secondi. All'improvviso, invece di andare al menu d'inizio, come al solito, fu catapultato nel gioco, all'interno di un file già salvato. Il che era strano, dato che solitamente queste cartucce vengono resettate. Ma non mi dà più tanto fastidio. Anzi, io stesso avrei scelto opzione continua per ficcannare un po' la partita precedente proprietario. Per prima cosa ho dato un'occhiata alle sue informazioni. Il suo nome era semplicemente molto originale. Poi ho controllato il suo profilo, e a quanto pare aveva 999 ore di gioco, 16 medaglie canoniche, 9.999, no, 9.999, no, sì, 9.900, vabbè, tutti i Pokédollari, e tutti i 251 Pokémon sul Pokédex. Visto che a quanto sembrava doveva per forza avere anche Mew e Celebi, doveva aver usato anche Game Genie. In alternativa doveva essere un giocatore parecchio accanito. Volevo dare un'occhiata anche sui Pokémon, giusto per scoprire quanto era figo il suo team. Con grande sorpresa trovai in squadra 5 unknown e un stesso Pokémon chiamato Harry. In italiano sbrigati, oppure fai in fretta. Credevo che fosse semplicemente uno scherzo crudele fatto dalla persona che ha giocato per l'ultima con quella cartuccia. Ma ho voluto comunque vedere i profili di altri Pokémon. Come mi aspettavo erano unknown in una forma diversa, tutti a livello 5. Non ero fidatissimo con l'alfabeto unknown all'epoca, ma con un po' di ingegno riuscii a capire che 5 unknown scrivevano insieme la parola leave, ovvero vai via, scappa. Come sesto Pokémon saltò fuori un Cyndaquil, giusto per la cronaca. Nella versione argento le icon sono ancora individualizzate. Il Pokémon sembrava normale, ma aveva solo un HP, era a livello 5 e conosceva soltanto due attacchi, Ruggito e Flash. Non sapevo perché l'avesse chiamato Harry, no, Harry, ma al momento non feci molto caso al nome. La cosa più inquietante era che, nonostante il volume della piccola console fosse al massimo, nessuno dei Pokémon aveva messo il proprio verso. C'era solo silenzio. Avendo la stanza del team, sono andato alla schermata principale. Mi trovavo in quella che poteva essere sembra una stanza della Torre Sprout. Per qualche ragione, però, non vedo altri personaggi di fuori di me. Anche peggiore è il fatto che il piano centrale era immobile, inclinato di lato. Non c'era musica, non c'erano usci né uscite né scale, o almeno pensavo che non ci fossero. Ho ginocchiato per qualche minuto, ma riuscivo a trovare una via d'uscita. Di sicuro non c'era una stanza presente da Torre Sprout. Di sicuro non era una stanza presente da Torre Sprout. Non l'avevo mai vista prima. Ho provato a cercare nello zaino qualcosa tipo una fune di fuga, ma era completamente vuoto. Non c'erano neanche Pokémon selvatici. Finalmente trovai una scala. Saltai fuori e sedetti il pilastro. Lo schermo divenne nero. Poi cominciò a suonare una musica. Un brivido percorse la mia schiena. Riconoscendo il tema musicale che si sente alle rovine d'Alfa, sintonizzando la radio, la tipica musica degli unknown. Subito ho compreso che la schermata nera non era una transizione. Mi trovo in una stanza buia. Per illuminarla avrei dovuto usare flash. Prima di occuparmi di quello, subito cercare il Pokégear per cambiare la musica in qualcosa di più allegro. Ma pare che non ci fosse nessuna scheda radio, né un telefono, né l'orologio. C'è solo una mappa dove Gold, H, ma adesso lo chiamerò Gold, camminava nel buio più totale. Ricordo che Cyndaquil aveva flash, così spensi il Pokégear e glielo feci usare. Non compava alcun messaggio tipo Harry usa flash o cose simili. La stanza si illuminò e
quasi pentito di averlo fatto. Il colore della stanza era un capicciante rosso sangue ed un sentiero grigio lineare conduceva verso sud. La scala che aveva utilizzato era scomparsa. Non aveva altra scelta che andare a sud. Lo scambio diveniva più scuro di 20 passi, fino alla fine, dove c'era un cartello. Lo lessi, diceva Turn back now. Improvvisamente mi veniva chiesto di rispondere sì o no, ma non sapeva quale ferita che la domanda avrei dovuto dare risposta, visto che non me ne erano state fatte. Scelsi sì, giusto perché non sapevo cosa stesse chiedendo, e lo schermo si annellì di nuovo, emettendo un suono simile a quello di quando usi delle scale nel gioco. La musica nell'annone si fermò, in pochi istanti venne ripetuta da un ben più piacevole porcheflauto. Mi trovavo in un'ennesima stanza scura. Col fiato sospetto decisi di usare nuovamente Flash. Improvvisamente un box di dialogo recitò la frase Harry esausto. Il che era strano, dato che se ben ricordo, non era avvelenato o robe simili. E ovviamente lo stavo combattendo. Andavo velocemente a contare il menu dei Pokémon, improvvisamente quel sindaco non c'era più. Dopo aver controllato il team, mi accorsi che nessuno dei Pokémon era più lì. Tutta la squadra era stata rimpiazzata a non di livello 10. Ripetendo la stessa procedura adottata prima, lessi quello che dicevano. Il nuovo team di Anon diceva He died, è morto. Comunque, dopo quel cambio inquietante, la stanza si è illuminata e mi sono ritrovato in una piccola camera grande appena 4 quadrati. I muri erano mattoni grigi, come se fossi stato in un posto chiuso. All'esterno, la stanza era dentata con un gruppo di tombe, simile a quelle presenti in Pokémon Rosso e Blu. Ho fatto un giro e premuto A, ma non è accaduto nulla. Avevo già capito che era un gioco modificato, e qualche genio sadico l'aveva venduto al GameStop. Comunque, la mia curiosità mi induceva ad andare avanti. Ho ricordato il profilo di. Per vedere che l'immagine di Gold non aveva più le braccia. Era anche meno dettagliata. Il suo volto sembrava triste e vuoto, ma non sapevo descriverlo esattamente. Per qualche ragione, diceva anche che aveva 24 medaglie. Il che era veramente impossibile, dato che in totale sono 12. Dopo qualche minuto di domande senza risposta, il personaggio prese improvvisamente a girare, come se avesse utilizzato una fune di fuga. Invece di volare, esso girava verso il basso, come se stesse annegando. Dopo quella schermata, la musica si è fermata. Dopo essere atterrato, Spider Gold era colorato differentemente. Invece del solito colore rosso, era completamente bianco, pelle compresa. Come se provenisse dritto da un gioco in bianco e nero dei vecchi Game Boy. Passato sullo schermo colorato di un gioco per Game Boy Color. Ho di nuovo contato il suo profilo. E dato essere bianco come lo spade in miniatura, non aveva neanche più le gambe, e nei suoi occhi sembrano lacrime di sangue. Oltretutto, il gioco diceva che aveva 32 medaglie. Il che cominciava ad inquietarmi, dal momento che quel cambio fisso si me la presentava qualcosa di importante. Ho poi controllato anche il team, che questa volta conteneva 5 unknown e un celebi a livello 100 senza soprannome. L'annone era a livello 15 e formò la parola Dying. Ho quindi dato un'occhiata al profilo del Celebi. Era un Celebi shiny, e ogni luce era solo mezza sprite, una gamba, un braccio, un occhio e un solo attacco, ultimo canto. L'area dove mi trovavo era, in sé per sé, la stessa torre sparta col pilastro immobile, eccetto per il fatto che il tutto era apparentemente rosso. Ho camminato verso nord per quella che mi sembrava un'eternità. Ogni tanto incontravo qualche personaggio da un giocante generico. Erano tutti allineati di lato, a fissare il pilastro immobile al centro. Anche loro erano bianchi e non accadeva nulla se provavo a parlare. Ho continuato ad andare a nord, finché ho incontrato il pilastro non è finalmente giunto alla fine. E come grande sorpresa in cima c'era Rosso, l'allenatore. Gli sono andato vicino e sentendo pure le prime A, mi sono improvvisamente e finalmente trovato coinvolto in una battaglia. La musica riprese e sembrava nuovamente la musica degli Unknown, soltanto che era riprodotta al contrario. La spada di battaglia di Gold coincideva con le altre, lacrime di sangue, pelle bianca e niente braccia. Mentre rosso era normalmente identico al suo aspetto normale, solo trasparente. Il testo diceva, semplicemente vuole lottare, come se non avesse nome, e entrambi avevamo un solo Pokémon, il che mi parve strano, visto che ho accettato di avere 6 Pokémon fino a poco prima. Il mio Celebi Shiny è venuto fuori, ovviamente diviso a metà. Il suono di Shiny e l'animazione erano diversi, e sembrava più il suono di moltissimi attacchi di Stidio consecutivi. Rosso è andato in campo con quel che sembrava il suo normalissimo Pikachu maschio, eccetto per il fatto che a livello 255. La sua aspetta sembrava triste e aveva le lacrime agli occhi. Invece del solito menu lotta, Zeno, Pokémon e fuga, mi dava solo l'opzione lotta. Dato che Celebi ne aveva soltanto uno, l'ho scelto. Naturalmente, dal momento che Pikachu è a livello 255, è iniziato. Pikachu usa maledizione. Abbassando la propria velocità e incrementando tutte le altre statistiche. Non sono neanche sicuro che Pikachu potesse usarla quella mossa. Il
Celebi usa l'ultimo canto. In 3 turni entrambi i Pokémon andando a KO, come se avessi scelto. A questo punto non ho neanche più dovuto usare il menu. La battaglia continuava senza di me. Oltretutto non c'erano animazioni di nessun tipo per qualche motivo. Pikachu usa flagello, che non ha fatto molti danni durante il livello. Celebi usa l'ultimo canto, ma non succede nulla, come di regola. Pikachu usa frustrazione, e il suo Celebi ha poco più di 10 HP. Celebi usa Malcomune, il che mi lascia sorpreso, visto che Celebi neanche aveva quella mossa all'inizio. Ora Celebi e Pikachu avevano entrambi circa 150 HP. Pikachu usa Mono Squalo, ma non accadde nulla. Come mi aspettavo, grazie all'effetto dell'ultimo canto, il mio Celebi è andato a KO. Tuttavia il testo diceva Celebi è morto, e invece di ogni scivato dallo schermo, lo spell di Celebi è semplicemente scomparso. Per qualche ragione, Pikachu era ancora lì, nonostante l'effetto dell'ultimo canto, e non mi sembrava che avessi perso. Pikachu è stato quindi un quinto attacco. Pikachu usa destino obbligato. Dopo poco il testo diceva Pikachu è morto. Sicuramente di insolvenza. Apparentemente eri vincitore, dato che lo specchio di Red si è mostrato e ha detto. A quel punto era atterrito, anche perché lo specchio di rosso è stato decapitato, lasciando indietro che il suo corpo trasparente. La battaglia è finita solo in quel momento, e la schermata si è dissolta insieme alla musica. Al ritorno della schermata di gioco c'è stato un altro cambio nella spada di Gold, ora trasparente con quella di rosso. Velocemente ho ricontrollato ancora il profilo di Gold, e questa volta ho trovato soltanto la sua testa, una pelle trasparente. Essa è leggermente zoomata, mostrando il volto nero dei suoi occhi. Adesso il gioco è fermato con 40 medaglie. Sono quindi tornato indietro per controllare i Pokémon. Erano tutti a non shiny a livello 20, che formavano la parola No More. Ero quasi giunto alla fine, non c'era musica apparentemente. Ma solamente mi sentivo come se qualcosa potesse ancora essere sentito. E ho tornato nell'emergenza a Borgo Foglia Nuova. Forse adesso si inizia a giocare decentemente, ho pensato. Ma chi volevo prendere in giro? Sapevo che quel cazzone sadico doveva aver combinato qualcosa. Ho camminato per la stanza per provare a interagire con le cose, visto che avevo paura di scendere le scale e vedere quello che mi stava aspettando laggiù. Nota, ho detto camminato, perché mentre la scherma si muoveva, gli altri trasparenti di Gold erano immobili e fluttuava come fantasmi che entravano in mantella. Come aspettavo, la radio e il PC di uno funzionavano. Così non ho avuto altra scelta che andare giù. No, andare giù. Sono finita per la terra della mia casa. Tutto appariva normale, tranne per il fatto che la mamma non era in casa. Dopo aver tentato di interagire con gli oggetti della stanza, fallendo miseramente, decisi di andare fuori, ma la porta non funzionava. La cosa strana è che mi permetteva di camminare nel vuoto. Ho continuato ad andare su giusto per vedere cosa stesse succedendo. La mia casa scompariva man mano che andava avanti. Era inquietante il fatto che quando sono entrato nel vuoto, il controllo dell'aspetto aspetto di Gold è diventato bianco, in completo contrasto con il nero. Alla fine ho aggiunto una bianca e Gold è tornato nero e trasparente. Ho continuato a sud senza pensare di fermarmi. Dopo una lunghissima camminata ho finalmente incontrato qualcosa. Era lo specchio regolare di Gold. Gli ho parlato, mi ha detto addio per sempre. Ed è scomparso. Non appena è successo, un testo è apparso dicendo usa incubo. In realtà a questo punto non lo credo impossibile. Ora ho nuovamente usato l'invenzione della furia di fuga, negando ancora una volta. Mi sono trovato di nuovo nella stanza chiusa di prima, quella con le tombe. O almeno così credo, dato che non c'era più lo sprite. Ho provato a camminare, ma nulla si muoveva. Non si udiva neppure il rumore di quando aveva sbattuto contro un muro. Ho contato per l'ultima volta la scheda di Gold per trovare il vuoto assoluto. Niente. Niente. Niente spell di Gold, 0 medaglie, tutte fuori dalla balestra di Yoto in basso impiantate da Teschi. Ho pure contato i miei Pokémon, se non c'era nome a livello 25. Come mi aspettavo, la frase che ho letto era I'm dead. Tornato alla scheda di gioco, la stanza dove avrei dovuto trovarmi era coperta dai stessi mattoni dei muri. Ho realizzato soltanto alla fine che cos'era quella stanza. Quando il testo finale ha detto RIP. Quella stanza era una tomba, circondata da 3 tombe. Gold era già morto. È morto qualche anno dopo aver sconfitto Rosso, credo. Era un giovane allenatore che, nonostante i suoi sforzi nel collezionare medaglie e l'impegno che aveva messo nel diventare master di Pokémon, non è comunque stato capace di evitare un destino di morte. E i suoi sforzi sono forse stati vendicati dalla generazione successiva. Non sono riuscito ad evitare il testo, non aveva importanza cosa avessi. Ho provato a resettare il gioco, ed è successa esattamente la stessa cosa. A quel punto ho deciso di abbandonare per sempre quel terribile incubo.
Dopo quell'esperienza non guardano mai più gli anon con gli stessi occhi. Dicono che soltanto la prima generazione può montare storie e leggende di questo tipo, ma anche la seconda mi ha montato il suo lato oscuro. E questo è quanto spiace possa essere la verità. Per carità, mi sono anche goduto sul Silver con immensa gioia, ma ancora non riesco a non pensare a ciò che quel gioco truccato ha voluto dirmi.